Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, oggi sono qui per raccontarvi, diciamo, speriamo in 20 minuti o un po' di meno, la mia vita, cioè la mia storia, diciamo, con i cavalli, sin da quando è iniziata, quindi sin da quando ero un bebè praticamente, fino ad oggi ovviamente. Allora, premessa, io ho 16 anni, quindi non è che ne abbia 30 o così, non è che io posso raccontarvi più di quel tanto. Però diciamo che ho avuto diverse avventure con i cavalli e la mia passione c'è sin da quando ero piccola, quindi posso raccontarvi davvero un sacco di cose che sono successe appunto nella mia vita con i cavalli. E niente, secondo me è un video davvero bellissimo perché vi porterò, diciamo, con me in tutto il mio percorso, diciamo, della mia vita, con foto, video e tutto. E niente, quindi se siete curiosi mi raccomando guardatelo. Allora, come è iniziata la mia passione per i cavalli? Tutti questo me lo chiedono. Io non vi ho mai raccontato come tutto è iniziato, però fatto sta che non ho iniziato equitazione a 5 anni, però ho avuto, diciamo, le prime esperienze con i cavalli quando ero davvero piccina, penso avessi 3 anni, una cosa del genere, o 2. E i miei primi, diciamo, avvicinamenti ai cavalli sono stati quando ero in estate dai miei nonni in Russia e niente, loro mi portavano, diciamo, al parco della città, diciamo, del nostro paesino e mi facevano fare i giretti sui pony perché praticamente ti facevano fare il giretto del parco e niente, c'erano tutti questi pony super addobbati, super carini e diciamo che da lì è nato il mio amore per questi animali. Io in generale da piccola ho sempre amato gli animali, vi giuro, da quando sono un bebè praticamente giocavo sempre con gli animaletti, i cavallini, gli insetti, tutto, cioè io e gli animali eravamo una cosa sola. E perciò i cavalli già mi piacevano. Poi quando mi hanno portato sui pony ho detto: oh mio Dio, no, che bello! E quindi da lì, diciamo, si è un po' sviluppata tutta questa mia passione. Però i miei genitori non avevano tutte queste possibilità economiche per farmi praticare questo sport, quindi non l'ho iniziato sin da piccolina. Però niente, quando eravamo in vacanza, diciamo che se c'erano dei cavalli facevano delle passeggiatine, giretti e così via. E niente, poi in Russia penso 2 anni dopo, forse un anno dopo, no, forse 2 anni dopo o 3, una cosa del genere, mia zia mi ha portato a fare la mia prima e vera lezione a cavallo. E niente, praticamente c'ero io in questo prato gigante, una distesa enorme, che non era neanche tanto un maneggio, ma era semplicemente una signora che teneva dei cavalli. E niente, mi ha fatto trottare alla longe e niente, io davvero lì super innamorata, quindi ho detto no, che bello i cavalli, voglio troppo averne uno mio. E lì davvero ho iniziato a sognare e ho detto un giorno spero davvero di averne uno. E dopo praticamente 12 anni o 13 anni finalmente ho trovato la Sandy. Sfortunatamente poi per qualche anno non sono più riuscita a fare delle lezioni di equitazione, quindi ho fatto una lunga lunga pausa, penso di quasi 3 anni. Fino a quando non ci siamo trasferiti qua in Svizzera, il luogo in cui attualmente abito, dove ho iniziato a montare a cavallo, nel senso che sono riuscita a convincere i miei a farmi praticare questo sport, anche perché nel frattempo, non so se lo sapete, però praticavo anche nuoto a livello agonistico, nel senso che mi prendeva davvero un sacco di tempo libero, facevo allenamenti 4-5 volte alla settimana con le gare praticamente ogni 2 weekend e perciò era davvero molto faticoso, anche se facevo l'elementare, ok, non facevamo praticamente nulla a scuola, però comunque tornavo a casa tardi, non avevo tempo mai per niente sin da quando avevo 8 anni, però in qualche modo sono riuscita anche a conciliare l'equitazione. Quindi ho convinto i miei a farmi iniziare l'equitazione e ho iniziato a prendere delle lezioni in questo maneggio vicino a casa mia, che purtroppo non, diciamo, non mi piaceva molto, nel senso che l'atmosfera che c'era in quel posto era molto buia, era molto cupa, non ci andavo volentieri. Non per dire, però praticamente ogni lezione che facevo tornavo a casa con le lacrime agli occhi e per andare a montare ero davvero molto in ansia, tremavo come non so cosa, avevo un po' anche paura dell'istruttrice, quindi non era, diciamo, il luogo adatto per me per iniziare cavallo. Quindi niente, poi ho smesso e per qualche mese ho continuato ovviamente con il nuoto
Anzi, ho continuato per il nuoto poi per altri tipo 5 anni, non per dire, però fa niente. Perciò in questi mesi non ho visto più cavalli. Solo d'estate, quando sono riuscita a convincere di nuovo i miei a farmi iscrivere ad un camp di equitazione in Toscana, che penso si chiamasse Rendola Riding, una cosa del genere. E niente, è stata un'esperienza magnifica perché ho passato, penso, 2 settimane in questo campus estivo, che era il mio primo campus estivo in assoluto, io avevo 8 anni, e ci sono andata con una mia amica del nuoto, che si chiamava Ludovica. Non so mai se guarderà questo video, però non penso. E perciò niente, lì ho fatto il mio primo salto, il mio primo galoppo, quindi è stata un'esperienza davvero wow. Ho conosciuto un sacco di persone, mi sono avvicinata sempre di più ai cavalli e già lì ho iniziato a capire che era la mia passione, cioè era proprio una cosa che avevo dentro e dovevo coltivare assolutamente. Mi è piaciuto davvero tantissimo e da lì ho detto no, basta, devo fare equitazione a tutti i costi. Quindi sono riuscita a trovare un altro maneggio, sempre vicino a casa mia, in cui sono stata per praticamente 2 o 3 anni, una cosa del genere, e mi sono trovata davvero da Dio, cioè era un posto magnifico. E le persone erano gentilissime, super cordiali, i cavalli super magnifici, cioè era proprio un paradiso. E qui ho iniziato a montare seriamente, ho imparato le basi, tutto ciò che c'era da sapere sull'equitazione. Ho lavorato davvero tantissimo in piano perché questo era un maneggio più, diciamo, di dressage che da salto ostacoli. Perciò abbiamo lavorato anche tanto sulle figure di maneggio, che ce ne ho ormai in testa tutto il tempo. Ho iniziato anche a saltare, a fare i miei primi percorsini. E in questo maneggio ho incontrato un cavallino che praticamente mi sta dentro nel cuore, sarà dentro nel cuore per tutta la vita, che è Casper, questo pony. Non so se ve ne ho mai parlato, però fatto sta che io a 10 anni ero follemente innamorata di questo pony, davvero era magico, super speciale. Con lui ho imparato tutte queste cose, ho fatto i miei primi saltini, i percorsini, ho fatto anche il brevetto qua in Svizzera, ovviamente. E niente, mi ha dato davvero un sacco di soddisfazioni. Sono ancora innamorata di questo pony, lo vado a trovare praticamente sempre perché il maneggio è praticamente sopra casa mia. E niente, davvero adorabile, stupendo. E purtroppo, però, poi, dopo aver conseguito il brevetto, ho dovuto, diciamo, lasciare questo maneggio, ma non perché non mi piacesse più o che avessi litigato con qualcuno, semplicemente perché avevo capito che la disciplina che volevo praticare era il salto ostacoli. E in questo maneggio, come vi ho detto, non si praticava tanto, cioè ci si basava di più sul dressage, sul lavoro in piano. Perciò ho trovato un altro maneggio, sempre qua nella zona dove abito io a Lugano, ed era un maneggio in cui la disciplina principale era, diciamo, il salto ostacoli. Qui sono stata per praticamente un anno. Sì, penso un anno. Ovviamente qua ho fatto esperienza, non ho avuto, diciamo, dei cavalli, cioè un cavallino in particolare, non ho preso mezze fide né nulla perché non ne avevo le possibilità e intanto continuavo ancora col nuoto a livello agonistico, quindi volevo assolutamente smettere nuoto, ma i miei non mi lasciavano e andavo a cavallo appunto una volta alla settimana, quindi vabbè, mi accontentavo quell'ora alla settimana. E mi divertivo. Poi però avevo sempre di più, diciamo, un cavallo in mezza fida, solo che qua in Svizzera i costi cioè per mantenere un cavallo, per prendere un cavallo in mezza fida sono davvero molto alti e quindi non volevo far spendere così tanti soldi ai miei e ho, diciamo, cercato altre soluzioni perché comunque il cavallino mio lo volevo davvero tantissimo. E lo sognavo da praticamente un sacco di anni. Perciò io e questa mia amica abbiamo seguito un'altra nostra amica che andava in un maneggio in Italia. Ci aveva raccontato che era un super maneggio, anche lei lì aveva una mezza fida, faceva concorsi e tutto. Io super innamorata, no, che bello, voglio farlo anch'io. E quindi ho cambiato maneggio nuovamente, che sicuramente voi conoscete perché ci ho portato anche dei vlog. Perciò, se volete vederlo meglio, andatevi a vedere i miei video scorsi. Lì ci sono rimasta per anche qui praticamente 2 anni. E vabbè, qui è iniziato il mio amore sfrenato per la piccola Heidi, perché ho finalmente preso una mezza fida. Io ero super super felice al cielo, praticamente al settimo cielo, mi sentivo la ragazza più fortunata del mondo. Mi sono innamorata davvero tantissimo di questa pony e sono ancora totalmente innamorata di lei, cioè follemente proprio. E niente, ho preso in mezza fida appunto questa pony che si chiama Heidi. Ho
Oddio, mi vengono le lacrime agli occhi perché, cioè, mi emoziona sempre parlare di lei perché è proprio una cavallina speciale e mi è rimasta nel cuore e mi manca davvero tantissimo. Amo proprio tanto, tanto. E, cioè, davvero, oddio, non ce la faccio, vi giuro. Ok, devo riprendermi perché non è che posso piangere in un video in cui vi racconto, vi parlo di cavalli. Ok, ci sono. Comunque niente, io ero stra innamorata di Heidi davvero, che era questa pony Haflinger e sicuramente la conoscete perché ho aperto il canale, diciamo, parlando di lei, ho fatto un sacco di video con lei, un sacco di vlog. Mi ha dato davvero tantissime soddisfazioni, davvero tante, tante, tante. Diciamo che appunto mi sentivo la bambina più fortunata del mondo perché è come se lei fosse diventata mia, anche se ovviamente non lo era. Prendevo cura sempre di lei, andavo 2 volte alla settimana e vi giuro, rimanevo in maneggio per ore per stare con lei, anche se purtroppo c'era anche la scuola che la montava, quindi non avevo neanche tanta possibilità di stare più di quel tanto con lei. Lei mi ha portato a fare la mia prima gara in assoluto. E, vabbè, erano 40 centimetri. No, vi giuro, lei è una cavallina che non dimenticherò mai. È una pony che mi è rimasta dentro, cioè davvero. Anche se non è che avesse tutto quel bellissimo caratterino, nel senso che mi prendeva molte volte in giro, nel senso mi faceva un sacco di rifiuti, scarti, così. Io ovviamente, piccolina come ero, non sapevo gestirla. Anche perché erano le mie prime armi. I primi percorsini veri, diciamo, li ho fatti con lei. E perciò, niente, non è che io fossi chissà chi, però vi giuro, mi dava un sacco di soddisfazioni ogni volta che la montavo. E ero proprio innamoratissima di lei, davvero. Continuerò a dirlo per sempre, però è così. Purtroppo, però, le nostre strade, diciamo, si sono divise perché l'ho potuta tenere in mezza fida solo per 6 mesi, dal 29 settembre al 29 marzo, penso. Successivamente ho dovuto prendere in mezza fida un'altra cavallina, cioè cavalla, era la mia prima cavalla serie, diciamo, perché Heidi era una doppia pony. Niente, ho preso in mezza fida Fringal, che è una sella francese, penso. E penso avesse 14 anni, 13 anni. Heidi invece ne aveva già 16, 17, no, 17 forse, perché adesso ne ha 20 o 21. Il fatto sta che ho preso in mezza fida questa cavalla, che in verità non volevo neanche tanto prendere in mezza fida, però era l'unica cavalla disponibile. E voi vi chiedete come mai ho dovuto lasciare la mezza fida di Heidi. Allora, non l'ho deciso, diciamo io. Però i miei istruttori avevano pensato che sarebbe stato meglio per me, visto che dovevo prendere il brevetto italiano, perché quello svizzero non era valido in Italia e Heidi non era, diciamo, in grado di farmelo prendere. E, per l'esperienza che avevo io, non sarei riuscita a prendere il brevetto, anche se non si sa, magari con un lavoro un po' più. Con più lavoro magari ci sarei pure arrivata, però niente, ho dovuto lasciare la sua mezza fida, io ero davvero super super triste. Non volevo Fringal, vi giuro, non mi piaceva come cavalla, però ho detto vabbè, niente, devo andare avanti, perciò continuerò con lei, cercherò comunque di affezionarmi, anche se ovviamente non mi sono affezionata più di quel tanto a lei, però comunque anche lei mi ha dato un sacco di soddisfazione come ogni altro cavallo. E niente, con lei diciamo ho iniziato a saltare un po' più alto, a fare dei percorsi anche qui un po' più seri, ecco, e mi sono diciamo abituata di più all'andatura di un cavallo, perché Heidi era una doppia pony, quindi aveva tutte le falcatine da pony, tutte così veloci, e Fringale invece era una cavallona così, con una falcata regolare, per me sembrava tutto così strano e ho fatto un sacco di cadute da lei. Perché proprio non mi ci trovavo tanto bene, però comunque abbiamo fatto una gara alla Malaspina ed era la mia primissima gara Fise, e avevamo fatto la categoria 70 e niente, io super felice perché era andata bene. E fatto sta però che poi a giugno, montando a pelo, purtroppo, sono caduta, ho fatto una caduta davvero stupidissima. E sono caduta così male, nel senso che avevo piegato così male il braccio che mi si è rotto il gomito, purtroppo. E
E quindi sono dovuta stare ferma per praticamente tutta l'estate, fino a riniziare a montare poi a settembre, quindi all'inizio della quarta media. Sì, perché da noi in Svizzera abbiamo 4 anni di media, quindi sarebbe stata la prima liceo per voi in Italia. Ho iniziato con lui perché comunque mi hanno consigliato di prendere come cavallino in mezza fida topo, perché era un cavallo molto tranquillo, molto pacato, che mi avrebbe, diciamo, aiutato a riprendere la fiducia che avevo perso montando Fringal. È stata una scelta giusta e molto intelligente perché lui è un cavallo davvero professore con un sacco di esperienza e mi ha aiutato davvero tantissimo a superare tutte le mie paure e tutte le difficoltà che si erano create col passare del tempo. E con loro ho iniziato appunto a montare e l'ho tenuto in mezza fida da settembre fino a giugno, no, fino a luglio praticamente, perché poi da luglio in poi è dovuto andare in pensione perché aveva già 18 anni. La sua carriera agonistica aveva fatto davvero un sacco di gare, usciva praticamente in concorso ogni weekend e saltava anche categorie molto grosse. Non l'ho detto, Topo, non si chiama Topo di nome, però è, diciamo, il suo soprannome perché il suo nome completo è Mick the Mouse ex Turbo Henry, un nome super lungo, ed è appunto un KVPN, baio scuro come si può vedere dalle foto. Devo dire che mi sono innamorata anche di lui, mi ha portato davvero un sacco di soddisfazioni perché abbiamo iniziato a saltare le mie prime 80 e le mie prime 90 in gara e poi in casa siamo arrivati a saltare pure fino alle 115, quindi mi ha portato praticamente dalle 70 fino a delle categorie così grosse, io non l'avrei mai immaginato. Ovviamente io non sapevo montare, nel senso che, cioè, montavo malissimo, sembravo un sacco di patate cavallo, però lui mi aiutava in ogni situazione, mi salvava sempre e vi giuro è stato davvero un maestro. Grazie a lui ho, diciamo, ho ripreso un po' tutta la fiducia che avevo perso. Come ho detto prima, cioè, attualmente si trova appunto in pensione già da praticamente un anno ed è in pensione nello stesso maneggio in cui ero prima, lì nei prati che ci sono dietro. E ovviamente fa la vita da pensionato tutto tranquillo ed è super felice. Poi però, appunto da luglio in poi, ho deciso di ricambiare maneggio per altri motivi, semplicemente dei motivi personali. Sono passata appunto al centro ippico della Honda, che è il mio centro ippico attuale in cui vado. Davvero mi trovo benissimo, cioè è il maneggio che sognavo da tutta la vita praticamente. È un posto super super familiare, in cui ogni persona che lavora, cioè ti tratta come se tu fossi di famiglia. Ci conosciamo tutti, è davvero come una grande famiglia per me e sono super felice di essere riuscita a trovare un posto del genere, soprattutto anche per gli istruttori che ci sono, ma anche per tutte le persone che vanno a cavallo lì. Sono davvero super gentilissime, super socievoli. Non si sparla degli altri, è davvero un posto per bene, c'è un'atmosfera super sana, luogo che sognavo praticamente da tutta la vita e fortunatamente sono riuscita a trovarlo. E quindi dal settembre, no, scherzavo, dall'agosto del 2018, appunto sono arrivata al centro ippico della Monda e sin da subito ho preso in mezza fida Geronimo di Santa Marta, che tutti conoscete ovviamente perché anche con lui ho fatto un sacco di video. E lui è un cavallino che ovviamente già avevo presentato in altri video, però vi spiego brevemente chi è. È un sella italiano e adesso è del 2000, quindi adesso ha praticamente, cioè, 20 anni, penso. Gigantone, assurdo, enorme, super tranquillo anche lui in casa, attenzione in casa, perché poi in gara va come un matto, gli piace un sacco gareggiare. Allora, ho preso in mezza fida sin da subito lui, non perché mi ero innamorata follemente di lui sin da subito, ma perché il mio scopo, diciamo, cioè il mio obiettivo quell'anno, cioè nel 2019, era quello di iniziare a cercare un cavallino mio finalmente dopo tutti questi anni, tutto questo lunghissimo percorso con i cavalli della scuola. E perciò ho preso lui per comunque continuare a montare, ma nel frattempo volevo cercare una cavallina, cioè un cavallo mio che poi si è trasformato in una cavallina, però comunque continuare a montare, continuare a fare qualche gara, tenermi, diciamo, in allenamento. E quindi il mio percorso con lui è durato da settembre fino a maggio, quando poi ho preso, cioè no, fino a giugno, però vi spiego, è durato fino a maggio perché poi lui si è fatto male, aveva tanti vari problemi, quindi la mezza fida l'ho dovuta lasciare anche a marzo, mi pare, no, ad aprile, perché poi da aprile fino a giugno non ho più montato tanto perché lui appunto era fermo, si era fatto male.
e montavo qualche volta i cavalli della scuola, però non facevo chissà che. Con Geronimo ho continuato a saltare come sempre, ovviamente ho fatto un sacco di esperienza. Mi è stato davvero utile montare un cavallo del genere, perché comunque è diverso dai soliti, è un cavallo molto alto. Lui sono arrivata a fare le 100 in gara e abbiamo fatto 3 gare e un sociale. E niente, comunque appunto abbiamo fatto un sacco di esperienze insieme. Lui è comunque un cavallo con tanta esperienza dietro, saltava fino alle 30. Un cavallo anche lui, diciamo, un professore come topo. E appunto così finalmente dopo una ricerca lunghissima di cavalli, perché come sapete prima di trovare Sunny ho dovuto provare tantissimi cavalli, tipo una cosa come 11 cavalli, e il percorso è stato lunghissimo, è iniziato da marzo ed è durato fino a giugno, cioè fino a luglio praticamente. E ovviamente se volete sapere i cavalli, cioè se volete vedere i cavalli che ho provato prima di prendere lei, andate nella I qua a vedervi il video. Il 21 giugno 2019 finalmente ho comprato Sunday della Roggia, che è la mia attuale cavallina, e spero che rimarrà con me per sempre, più a lungo possibile, speriamo anche per sempre, non si sa mai. E niente, ho trovato la mia piccola Sandina e sono davvero wow, al settimo cielo. Io ancora alle volte non riesco a capacitarmi di, dopo tutti questi anni, di poter dire che finalmente ho un cavallo mio, ma non tanto per dire oddio, guarda, c'ho un cavallo mio finalmente tutto, ma perché è stato praticamente il sogno di tutta la mia vita e l'obiettivo che mi ero posta sin da quando ho iniziato a montare. E no, era proprio un sogno, neanche un obiettivo. E essere riuscita a realizzarlo dopo tutto questo tempo mi riempie il cuore di gioia in una maniera assurda. Ovviamente devo tutto questo ai miei genitori, perché sono loro che mi hanno seguito in tutto questo percorso. E niente, quindi ne sono davvero grata. E perciò niente, ho trovato Sunday, che è la mia cavallina. E se volete sapere, se siete nuovi del canale, ovviamente, se non la conoscete, andatevi anche qui a vedere il video presentazione in cui vi parlo di lei. Momentaneamente sto con lei da praticamente 10 mesi, 9 mesi, ecco. E perciò niente, stiamo facendo un percorso assurdo, perché sto migliorando davvero tantissimo, mi sta insegnando davvero tantissime cose. Per ora penso sia la cavalla che che mi stia insegnando di più, ecco, rispetto a tutti. E con lei comunque in casa saltiamo abbastanza alto rispetto a quello che saltiamo in gara, perché facciamo le 100 in gara, però ovviamente ci stiamo lavorando su, perché è una cavalla un po' particolare, ecco, però comunque è una super maestra anche lei, anche se è super giovane. Io sono super felice di averla con me, voglio un bene assurdo davvero. In questo momento devo dire che mi manca più di tutti, perché è da un mese che non la vedo per colpa di questa quarantena, quindi state a casa tutti, mi raccomando, così finiamo di soffrire per i nostri cavalli e finalmente potremmo ricominciare con la nostra vita quotidiana. Penso comunque di avervi spiegato un po' tutta la mia vita, cioè tutta la mia storia con i cavalli. Sì, è abbastanza lunga ed è abbastanza complessa, però ho voluto portarvi questo video proprio per farvi capire che per prendere un cavallo ci vuole davvero un sacco di tempo, perché molti di voi mi dicono: oh, guarda, ho iniziato a montare da un anno, vorrei davvero tantissimo un cavallo, domani i miei genitori me lo prendono, sono super felice, e così via. Ma molti, come me, aspettano da tantissimi anni di averne uno. Ovviamente io adesso finalmente ce l'ho. Però, per farvi capire che anche io ho pazientato molto, ho pazientato tantissimo, fidatevi. Io vedevo persone, mie amiche, che dopo 2 anni di equitazione, subito avevano il loro cavallo, fortunate loro, ovviamente. Però per me non è stato così, ma sono anche felice che non sia stato così, perché ho aspettato tanto, quindi quando questo sogno si è realizzato, diciamo che ero il triplo più felice, penso, rispetto alle altre persone che lontavano da 2 anni. Quindi fidatevi che quando arriverà il vostro momento sarete super felici dopo tutto questo tempo di attesa, quindi state tranquilli che il cavallo prima o poi arriverà. Voi adesso pazientate, state tranquilli, continuate a montare ovviamente, perché non vuol dire che se non avete un vostro cavallo non potete montare, quindi continuate a fare esperienza, perché questo vi sarà davvero utile nella vostra vita futura, ecco. Penso di aver parlato tantissimo in questo video.
Spero che comunque vi abbia tenuto compagnia e vi sia piaciuto. Quindi niente, voi fatemi sapere invece i vostri cavallini del vostro cuore, quali sono. I miei ovviamente sono la mia Sandona bellissima e la mia Heidi, penso, sono i cavalli più importanti per me. Pensare che abbia fatto tutto questo percorso è davvero emozionante. Cioè, mi emoziono ogni volta a parlarne perché è un pezzo fondamentale della mia vita, cioè i cavalli sono una parte davvero fondamentale della mia vita e penso che senza di loro davvero non sarei nessuno e lo sto testando proprio in questo momento che non posso andare a cavallo e davvero sono tanto tanto importanti per me. Sunny in questo momento è praticamente una delle cose più importanti che ho, a cui tengo di più. Quindi io penso di aver davvero parlato tantissimo, io spero che vi sia piaciuto questo video, mi raccomando lasciate un pollicione in su, iscrivetevi al mio canale, guardate tutti gli altri video e niente, vi voglio davvero un bene assurdo e mi raccomando che insieme usciremo da questo periodo un po' così, però ce la faremo, sono sicura, ritorneremo dalle nostre bestiole presto, speriamo, perché anche a me Sandy manca tantissimo. E niente, quindi andate a seguirmi su tutti i miei social, mi raccomando, e vi mando un bacione gigante e ci vediamo al prossimo video. Ciao!